Per il secondo anno consecutivo, la Festa del Riso di Portotolle è stata presentata presso gli spazi della Regione Veneto nell'ambito dell'80ª Mostra del Cinema di Venezia. A presentare il programma della 13ª edizione della festa sono stati ospiti dell'assessore regionale Cristiano Corazzari, il sindaco Roberto Pizzoli, l'assessore alle politiche agricole Tania Bertaggia, il presidente della Proloco Santino Feggi, Stefano Casellato per Biosfera Network e Massimiliano Gibin in rappresentanza dei ristoratori aderenti al quarto galà del 14 settembre. I ristoratori, che quest'anno daranno vita alle prelibatezze della serata di gala, sono lo chef di Terramare Lorenzo Binatti, il ristorante Bussana, il Canarin, gli agriturismi Capriccio, la Fraterna, la Rugiada, Villa Martina e Villa Camerini. Assessore Tania Bertaggia, siamo qua in una location straordinaria, siamo all'Excelsior a Lido di Venezia per presentare che cosa, assessore? La 13ª Festa del Riso di Portotolle. Ormai è un evento che si ripete ogni anno, sono 13 anni che si ripropone, ogni anno cerchiamo di aggiungere qualcosa, di migliorare e anche quest'anno la Regione del Veneto ci ha dato l'opportunità di presentarla nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia. Ricordiamo che il riso del Delta ha delle qualità organolettiche importanti, uniche sicuramente della zona, e state avendo risultati anche con la commercializzazione del riso? Beh, indubbiamente, insomma, è un riso, come hai detto tu, Leandro, che ha importanti qualità, che è riconosciuto a livello nazionale, per cui è un riso che sicuramente è molto richiesto a livello commerciale. L'importanza del vostro comune come punto di riferimento per quanto riguarda l'agricoltura e non solo? Sì, un caro saluto a tutti innanzitutto, poi abbiamo scelto la cornice della Mostra del Cinema di Venezia, di cui devo ringraziare l'assessore Corazzari per lo spettacolo e la Regione del Veneto, naturalmente di Luca Zaia, per dare comunque visibilità e lustro a una festa che, come dicevi, è ormai diventata un'eccellenza per quanto riguarda il Pugliesine, non raggruppa solo il mondo dell'agricoltura, del settore primario, ma se vogliamo si allaccia anche a quella che è la storia cinematografica, diciamo, di tradizione nostra, penso alla Donna del Fiume, piuttosto che a Paisà, film che sono stati girati e anche, insomma, famosi, perché con interpreti tipo Sofia Loren, che hanno comunque dato anche lustro al territorio, sono collegati proprio anche ad esempio al riso e comunque al territorio. Credo che questa sia anche un'occasione appunto per ricordare la valenza di Portotolle anche dal punto di vista cinematografico. Ecco, soprattutto ricordiamo Portotolle con alcuni prodotti DOP ed OFF, la Costa del Delta, la Vongola, l'Ostrica Rosa e Esce il Riso. E quanto è difficile mantenere questa qualità e questa eccellenza? Ah, gli devo dire che va merito naturalmente ai nostri operatori, sia ai nostri operatori della pesca che dell'agricoltura, che da anni hanno migliorato anche il tipo di sensibilità verso la qualità del prodotto. Ricordo la Costa di OP, è l'unica tra l'altro che abbiamo in Italia, oppure l'Ostrica Rosa che è meglio di quella francese, la Vongola filippina che è più esportata in Europa, per finire il riso IGP, che è una caratteristica proprio sua di cui parliamo quest'oggi, che è unica in tutta Italia, probabilmente anche dovuto al fattore del terreno, della salinità, di questo incrocio tra il grande fiume e il mare, che dà la possibilità di avere questi prodotti d'eccellenza. Ma tanto merito va ai nostri operatori che lavorano quotidianamente per migliorare il loro prodotto. Ecco, consorzio dei pescatori del Polesine è un'eccellenza dal punto di vista economico. Quando ci sarà un consorzio anche per il riso, secondo lei? Beh, di fatto il consorzio di risicoltura italiani c'è già, è già attivo, raggruppa anche la parte del Ferrarese e dà il marchio, tra l'altro, sia del Parco del Delta che del Comune di Portotolle già da alcuni anni, perché ero assessore dell'agricoltura un po' di anni fa. Poi abbiamo i nostri agricoltori sul posto che hanno anche loro le loro confezioni, penso a Moreto, Zanellati, a Camella, a tanti che operano sul territorio, che hanno scelto l'indipendenza portando avanti, ripeto, un riso che soprattutto quello Caravoli, che è unico d'Italia. Allora io chiudo ringraziando voi per la vostra presenza in questo spazio. Questo è uno spazio che mettiamo a disposizione delle iniziative che nascono sul territorio. Mi pare sia la seconda volta che viene presentata questa importante manifestazione in questo spazio, quindi siamo all'interno della Mostra del Cinema di Venezia. Gli occhi del mondo sono in questi giorni su Venezia, sul Lido di Venezia, su questa mostra, e quindi è anche l'occasione importante per promuovere un'iniziativa che vuole essere attrattiva verso quello che è un turismo legato
non solo alle tradizioni, all'identità, al mondo nel settore primario dell'agricoltura in particolare, ma anche legato alla crescita del territorio secondo una vocazione nuova, una vocazione turistica. Direi che il nostro Delta del Po ha tutte le caratteristiche per diventare una meta di visitazione, così come lo sta già diventando, perché i numeri lo dimostrano, e soprattutto questo in forza delle proprie peculiarità, delle proprie eccellenze enogastronomiche e delle professionalità del nostro territorio, con i nostri ristoratori, i nostri volontari che riescono a promuovere queste eccellenze.